nella home page, tastina abbonati, che si trova vicino al tastino iscriviti, e ti ricordo che su questo canale è anche possibile appunto fare una donazione. Se vuoi fare una donazione cliccando sul tastino col dollarino, cliccando sul tastino col dollarino. Bene, ma veniamo a questa stesa dei Taratarot. Veniamo a questa stesa di Tarot per capire se per te si apriranno le porte dell'amore, si apriranno le porte dell'amore per te. E questo è un quesito interessante perché molte persone hanno, diciamo, la necessità di sapere, hanno la necessità di sapere se bene, hanno necessità di sapere se le porte dell'amore si aprono oppure no. Quindi quello che dovete fare è scegliere il testimone. Salutiamo intanto Roxy, Roxy Rosa, Paola e la Sissi. La Sissi è la più vecchia di tutte. Allora, cerchiamo quindi di capire un attimino come fare. Cerchiamo di capire un attimino come fare. Ed è importante, diciamo, fare che cosa? Pensare a una persona che ti può interessare, se c'è una persona, oppure se non c'è una persona, non pensare a niente. Tanto pensano a tutto i Taratarot. Quello che devi fare è scegliere però il testimone. Il testimone devi sceglierlo perché ovviamente senza testimone non si può fare. Salutiamo anche la frittella, la frittella. Allora, primo testimone è il Buddha. Primo testimone il Buddha. Secondo testimone è la piramide. Terzo testimone, che faremo molto rapidamente perché è quello meno importante, è la stele, sto scherzando ovviamente. Allora, partiamo dal primo testimone, che è il testimone del Buddha, è il testimone del Buddha. Allora, primo testimone che è il testimone del Buddha e cerchiamo di capire quindi se questa persona, se... Ma che ragazze e ragazzi? Come ragazze e come sta? Ma quali ragazzi? Qua non ce n'è ragazzi. Qua la più giovane, c'ho 85 anni, frittella, come te. Quali ragazzi? Qua la più giovane ha 85 anni, qua. Allora, partiamo e quindi oggi ho deciso di cambiare. Oggi ho deciso di cambiare. Salutiamo Green Apple. Farò brevemente, che è quella meno importante, la stesa del Buddha. Oggi voglio dare spazio alla stesa della stele. Voglio proprio la stesa della stele farla in modo pieno, completo, perché la stesa della stele è la più importante, quella del Buddha. Va bene, partiamo con il Buddha. Scherzo, scherzo ovviamente. Partiamo con il Buddha, salutiamo la Grenettina. Ricordo che i tarocchi, Taratarot, hanno trovato tracce di alcune lame nella tundra siberiana. Pare che ci siano alcune lame anche nell'area 51. Nell'area 51 sapete che è caduto un alieno, l'area 51 negli Stati Uniti. Con la base segreta nel deserto del Nevada, mi sembra, e sembrerebbe che abbiano trovato lì delle lame dei Tartarot, che quello si portava dietro, e quindi. Allora, bene, bene, vediamo un attimino, si apriranno le porte dell'amore per te? Si apriranno le porte dell'amore per te? Siamo alla stesa del Buddha, vediamo se queste porte dell'amore si aprono. Scegliamo le prime tre carte dei Taratarot. Chissà,
se si apriranno le... Oh, porca miseria. Beh, mannaggia, no, non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Ricordo che qua devo sempre precisare che non è che me lo sono inventato io. Ho fatto una seduta medianica via Skype. Ho fatto una seduta medianica via Skype con Krishna, Gesù, Buddha e chi c'era ancora, Osho. Ci siamo tutti collegati medianicamente via Skype e per capire un attimino come potevano andare le cose, perché adesso, come sapete, qua la tecnologia avanza, per cui non è che queste anime disincarnate, diciamo, fanno più oramai via Skype tutti collegano, voglio collegarmi con Buddha. Allora, partiamo. Quindi le prime tre carte rappresentano la situazione attuale, le seconde carte ti danno i consigli e l'ultima carta, la settima lama, il settimo sigillo, ti dà una visione definitiva. Allora, beh, qua la situazione è che siccome, diciamo, tu ti valuti positivamente perché stai recitando il mantra, quindi il presupposto è che tu reciti il mantra. Il presupposto è che tu reciti il mantra, salutiamo Gabriella. Allora vuol dire che hai una buona autostima. Naturalmente, questo lo saprai tu. Se reciti il mantra, qua il Taratarot ovviamente dà per scontato che il mantra "Io sono la persona più potente del mondo" venga recitato tutti i giorni, più volte al giorno da miliardi di persone. E quindi è possibile, è probabile che le cose vadano per il verso giusto. Salutiamo Irina, perché sono nel lavoro? Ma il tuo lavoro è guardare i miei video, Irina. Quale lavoro è lavoro? Voi pensate di lavorare, ma il vostro lavoro è qua. Io offro l'autistipendi di 0 euro al mese. Allora, quindi abbiamo a che fare con, diciamo, abbiamo a che fare con una buona autostima. Quindi ci sono tutti i presupposti. E d'altra parte, qua dobbiamo dire che è venuta anche fuori la carta dell'equilibrio interiore. La carta dell'equilibrio interiore ti dice che anche qua ti sta dicendo che mantenendo il tuo cuore puro, quindi devi imparare a mantenere il cuore puro, leggero, come una piuma, in modo tale che le porte dell'amore possano aprirsi, perché le porte dell'amore si possono aprire soltanto se tu manterrai il tuo cuore puro, la tua anima leggera, leggera come una piuma, come la piuma che è la divinità Maat. Faccio la infermiera. Ah, ok, brava, brava. E allora qua potresti avere, cara Irina, con tutte queste malgascione che hanno bisogno di trasfusioni, potresti avere delle ottime clienti qua. Qua sei nel posto giusto, allora Irina, per procacciarti clienti. Qua ho un pubblico di anziane, no? Ho un pubblico di anziane che sono tutte messe più di là che di qua, quindi avranno bisogno sicuramente di infermiera a domicilio. Prima o poi, sapete, quando dovete farvi fare trasfusioni, farvi fare cose, contattate Irina. Abbiamo quindi questa carta che è la carta dell'armonia interiore. Quindi le porte dell'amore si possono alzare con molta perere, boh, si possono aprire per te sicuramente hai grandi possibilità che si aprono. Naturalmente, cioè in tutto questo contesto, i tarocchi ti dicono naturalmente devi essere tu che vai attivamente a focalizzarti sul tuo obiettivo, qua in generale, no? Quindi hai tantissime possibilità focalizzandoti naturalmente sul tuo obiettivo senza perdere naturalmente di vista le altre possibilità, perché tu non devi mai assolutamente perdere di vista le altre chance, non devi mai assolutamente perdere di vista l'uovo. E per trovare l'uovo, cioè l'amore, devi seguire la lanterna, non lasciarti condizionare dalle lucciole, perché sono molte le persone
che poi di fatto, ipso facto, prendono lucciole per lanterne. E questo non deve essere il tuo caso. Tu non devi mai prendere lucciole per lanterna, devi sempre focalizzarti sulla lucciola e lasciare tassativamente andare la lanterna, sulla lanterna e tassativamente lasciare andare la lucciola. Quindi questo è importante. Ah, con molto piacere. Bene, bene. Quindi questo è il punto fondamentale. Vediamo le altre tre carte. Allora, quali sono le altre tre carte? Salutiamo Betty Cot. I consigli, queste tre carte sono i consigli. Non lasciarti dominare dall'emotività totalmente. L'emotività è positiva, abbattere le maschere è positiva. Questa è una carta bella, secondo me, è una carta positiva, la carta di Pippo. Perché è importante essere spontanei, naturalmente, bisogna solo fare attenzione a non lasciarsi eccessivamente governare, diciamo, da situazioni che poi non porteranno risultati buoni. È molto importante invece essere dominati, diciamo, saper gestire la nostra emotività. Saper gestire l'emotività è il punto molto importante, è un punto fondamentale, perché la gestione delle emozioni direi che è sempre la base di ogni relazione. Se tu non sai gestirle al meglio, le tue emozioni, come diceva qualcuno, se non sai guardare dentro all'abisso, sarà l'abisso che guarderà dentro di te. Tieni presente sempre questa cosa, devi imparare a guardare dentro l'abisso, dentro il tuo abisso impara a guardare le tue emozioni, impara a gestirle e vedrai che le porte dell'amore si apriranno per te. E naturalmente devi tenere presente che se il tuo obiettivo è importante, e questo solo tu puoi saperlo, dovrai affrontare dei vincoli. Mi piace lo sfondo bianco. Esatto, qua c'è lo sfondo bianco perché è la carta del matto, no? Quindi il matto può andare un po' dove vuole, insomma, l'emotivo è il numero zero, quindi è veramente la partenza. Brava, brava Green Apple, è una fine interpretatrice, lei tra l'altro conosce anche molto bene il simbolismo della Kabbalah, è un'esperta di Kabbalah la nostra Grinettina. E quindi dovrai, se tieni veramente a questo obiettivo, se tieni veramente a quest'amore, dovrai affrontare le difficoltà, perché teniamo presente che ogni amore può avere delle difficoltà, ma sormontabili, ovviamente, no? Quindi per tendere alla vetta gli ostacoli ci sono sempre. Salutiamo Betty Cottage. Per tendere alla vetta gli ostacoli ci sono sempre, ma tu non devi demordere. Devi uccidere il drago a sette teste e ogni testa del drago che taglierai sarà, come dire, un qualcosa che supererai. Però questa cosa qua ti induce anche a pensare, a riflettere sul fatto che non devi bloccarti nel passato. Il passato è passato, l'unico passato buono è il passato di verdura, quindi anche se hai avuto degli eventi negativi, nefasti nel tuo passato, ora devi guardare alla vetta, vedete che c'è la vetta che svetta, la bandiera che svetta sulla vetta e quello è il tuo futuro e per raggiungerlo devi semplicemente sconfiggere il drago a sette teste, allora si spalancheranno non soltanto le porte dell'amore ma anche il portone dell'amore e in effetti emergerà la tua parte più profonda, la tua parte migliore, che sarà la parte che attira, quella della donna di qualità, la papessa. Il tuo naso di Nefertiti è diciamo, si trova al Museo Egizio e quindi la Nefertiti ha un naso interessante e questo, brava, brava, brava Roxy, e questo indica una cosa molto importante, che
La papessa insegna che la forza è soprattutto una forza interiore. La papessa ha la donna di qualità, le colonne che rappresentano la giustizia e rappresentano anche la forza, ma ha anche la falce di luna, la seminuna, il quarto di luna, la falce che rappresenta l'intuizione, la chiaroveggenza per i mondi sottili. E quindi, tra l'altro, ci sono anche i fiori di loto sulle colonne che rappresentano la forza femminile dell'inconscio. Quindi hai tutte le possibilità che si aprono per te le porte dell'amore. E in effetti, guardate, qua l'ultima carta che è uscita fuori è proprio la carta del fil rouge. Il fil rouge che non è soltanto amore in sé, ma è l'energia dell'amore. È la potenza dell'energia dell'amore che può vibrare dentro di te. Il fil rouge rappresenta quel filo, rappresenta quel trait d'union che crea quello che in quantistica viene chiamato entanglement, cioè un'unione. Il fil rouge è un filo invisibile che connette due persone, un filo invisibile. Il fil rouge ci insegna che l'amore non è solo sentimento, ma è anche l'occasione per una crescita personale, per un miglioramento personale. Quindi lasciati andare all'amore. Quindi direi che, nonostante tutto, sia un'ottima stesa questa, con grandi possibilità di trovare l'amore. E adesso passiamo alla seconda stesa. Passiamo alla seconda stesa. Alla seconda stesa, che è la stesa della piramide. E nel tuo caso, cara Sissi, è Pippoli che si connette con te. Nel tuo caso sei la predestinata, sei la ex vergine sacrificale sull'altare del Pippolo, sull'altare di Pippoli, sei la ex vergine sacrificale. Ti immoleremo alla divinità Pippoli. Allora, passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide, la stesa della piramide. La divinità Pippoli. Pippoli. Ma che fine ha fatto Pippoli? Sì, non l'ho mai più. Pippoli, un po' che non lo vedo. Cosa ha fatto? Ha fatto qualche. Cosa ha fatto Pippoli? Cos'è che ha fatto Pippoli? Cos'è che fa Pippoli che non lo vedo più? Sta lavorando? Cosa sta facendo Pippoli? È uscito dal radar. Oh, lavorerà? Beh, Pippoli dice: si lavora e si fatica per il pane e per la Sissi. Pippoli dice: sta lavorando perché sta mettendo da parte. Diciamo, sta mettendo da parte un gruzzoletto Pippoli per sistemarsi con la Sissi. Ha detto che con questo gruzzoletto che racimolerà con questo lavoro si comprerà, diciamo, una grande villa a Monte Carlo dove porterà la Sissi in una reggia a Monte Carlo. E poi come Roxy, no, come Roxy, come Rosy, che non la vedo oggi, passerete le serate a gustare splendidi cocktail sullo stesso yacht, pensate, in cui va Rosy, per cui vi troverete tu, Pippoli e Rosy, tutti sullo stesso yacht. E a passare questi yacht enormi, diciamo. Pensate che bello, Pippoli sta lavorando per comprarsi sta villa, sta mega villa monegasca, dove poter passare delle notti di fuoco con la Sissi e portarla sempre sugli yacht, tutte le feste, gli stessi yacht che va Rosy, però non altri yacht, solo su quelli che ci va anche Rosy. Che adesso non vedo e passerete lì. Allora, vediamo che ci dice la piramide. Tagliamo.
Scegliamo le prime tre carte, scegliamo le prime tre carte della piramide. Oh. Allora, non parte bene, ma allora, ti stai lamentando un po' troppo, diciamo così. Ti stai lamentando un po' troppo. Ma la lamentela non è negativa, però lamentarsi, donna lamentosa, non va bene. Ma e questo è il punto di partenza. Magari è un inizio, perché poi ho visto anche le altre carte. Diciamo che da questa lamentela iniziale, però, il maschio alfa è predominante, diciamo, il maschio alfa, riduzione al pippolo. Cosa vuol dire riduzione al pippolo? Troppo lavoro, altrimenti i pugliesi amano l'ozio. I pugliesi amano l'ozio? Non lo so, no, salutiamo Giuliano. Quindi, dopo questa tua lamentela, diciamo, che hai superato sicuramente perché ho visto altre carte, nella tua vita entrerà un maschio alfa. Il maschio alfa è un maschio dominante, è una relazione complessa, è una relazione importante, è una relazione stabile. Sappiamo che il maschio alfa è bianco e nero, sa dominare, sa, ha la spada come un guerriero, alza la spada al cielo, la spada che difende. E quindi il maschio alfa ha questa capacità di poter viversi delle relazioni in modo deciso, sicuro, dominante. Non è sicuramente un personaggio semplice il maschio alfa, perché ha uno sguardo, ha la maschera che rappresenta il mistero, è pronta all'azione. Ha una personalità molto forte. Salutiamo Lucia Fiorito. Quindi anche tu devi essere una personalità in grado di poter interagire positivamente con il maschio alfa, ovviamente smettendo di lamentarti e iniziando a vivere al meglio la situazione. Quindi le porte dell'amore si stanno aprendo, il maschio alfa sta per entrare nella tua vita e lo conferma il Tarasole è la carta più bella dei tarocchi. Salutiamo anche Giulio, Ano, salutiamo anche Lucia Fortino. Quindi il Tarasole ti sta dicendo che per te splenderà il sole dell'amore, il sole dell'amore, brava, brava Betty, il sole dell'amore scalderà le tue giornate, il sole dell'amore scalderà le tue nottate, il sole dell'amore porterà vigore alle tue ossa, rinforzerà la tua osteoporosi che potrà migliorare tranquillamente grazie alla vitamina D che il Tarasole porterà nella tua vita. Quindi hai grandi possibilità di migliorare drasticamente. Saluti da Mauro, esatto. Quindi il Tarasole porterà l'amore nella tua vita, porterà un calore nella tua vita che da tanto tempo non sentivi, questo calore, questo amore che penetrerà nella tua vita. Quindi ci sono tutti i presupposti affinché l'amore si manifesti. Bene, bene. Bene, bene. È importante questo. Allora, ti sta dicendo che, grande Giuliano, ti sta dicendo che ogni tanto un maschio latino, sapete che Giuliano è il nostro maschio aspirante cacciatore di Malgascione, carampane. Qua è il tuo posto, il tuo territorio di caccia, Giuliano. Se ti piacciono le donne mature, anziane, qua non hai che la possibilità di scegliere. La più vecchia di tutti è la Sissi. La Sissi è decrepita, però c'è ancora quello sprazzo di vitalità dentro che insomma ha un suo perché. E abbiamo quindi il regista. La figura del regista nel tarot rappresenta l'ente giudicante. Quindi ti mette un warning. Non fa, non accetta, cioè, se quest'amore ti piace, vivitelo. Non lasciarti condizionare da situazioni esterne, sei tu che devi giudicare. Perché purtroppo, l'abbiamo piazzata chiara? Ah, ok.
Perché purtroppo, vabbè, ma insomma, non è che deve soffermarsi su una. Perché? Per quale motivo? Perché non devi lasciarti condizionare nelle tue scelte. Cioè, se tu pensi che quella sia veramente la persona giusta, non devi stare lì a dire, ma forse qua, là. Il regista è una persona che deve diventare regista della sua vita. Quindi il suggerimento è non farti condizionare da situazioni esterne, non farti condizionare da persone esterne. Perché alla fine tu sai che cosa è veramente buono e giusto per te, fonte di tua salvezza. E quindi devi essere tu che vai avanti a tutto punto. Neanche a me va bene. Vabbè, ma Pippi è la tua anima, è la tua fiamma gemella, Pippi. Poi sta lavorando per te, ti vuole offrire, dice Mauro da sistemare. Lo sistemiamo con Rosy, perché Mauro è di fantasia come Rosy, quindi quando ci sarà Rosy, Mauro sono due persone di fantasia, quindi hanno una forte fantasia. Rosy, ad esempio, viaggia sempre a Monte Carlo sugli yacht. Lei ci racconta delle sue storie che si inventa e Pippi sta lavorando anche lui per acquistare questa villa a Monte Carlo a Sissi per coronare il loro sogno d'amore e frequentare il jet set, i VIPs che frequenta Rosy. Allora, quindi diventa artefice della tua vita e infatti trova il tuo equilibrio interiore. Il tuo equilibrio interiore è la cosa fondamentale. La carta dei Tarot, un gommone attaccato a Procida, quello va bene perché quello va bene per fare gli sbarchi dei clandestini. Va bene per gli sbarchi dei clandestini, facciamo il business dei clandestini. Quindi, questo è un punto importante. Trova il tuo equilibrio interiore. Ed è un consiglio, il gommone che ha usato Rosy. È andata sullo yacht, invece è andata sul gommone da 1,5 m. E quindi, no, già è vero, il gommone che ha usato per andare a Monte Carlo lei, già, giusto, giusto. E quindi trova il tuo equilibrio interiore e riuscirai a raggiungere. L'amore, cioè l'amore come metafora del ristorante bello, positivo, insomma. Ovviamente anche qua c'è il vincolo. Il vincolo ti dice che se tu tieni veramente a questa cosa, non devi arrenderti, tu devi andare avanti, devi lottare, devi ammazzare il drago a sette teste. Ogni testa del drago che abbatterai rappresenterà per te una solidità, una conoscenza, una consapevolezza in più. Quindi direi che anche in questo caso, oggi i Tarot sono magnanimi perché danno possibilità enormi, e comunque oggi i Tarot. Oh, e non poteva mancare a questo punto la carta della Malgasciona. La carta della Malgasciona, che è la sintesi del tutto, ti dice sfrutta la tua femminilità, immignottisciti un pochettino, dai, immignottisciti in senso buono, diciamo, utilizza, tu sei femmina, sei femminile, sei stata tagliandata, cerca di diciamo, sfruttare appieno le tue qualità di femmina, devi odorare di femmina, sapere di femmina, avere, diciamo, come dire, la femminilità nelle vene. D'altra parte, il leopardo rappresenta la lussuria della foresta, quindi diventa lussuriosa, lussureggiante come una foresta tropicale. Salutiamo la nostra Anal Lisa, che piacere rivedere anche la nostra Anal Lisa. E quindi il Sagittario è un segno che va d'accordo con tanti altri segni, comunque. Il Sagittario va d'accordo con tanti altri segni. Anche con gli altri segni di fuoco va anche d'accordo il Sagittario. Ad esempio, secondo me è un buon segno anche con l'Ariete, un buon posto con l'Ariete. Tende ad essere un po' fedifrago e concubino, ma è giusto. Il Sagittario ha voglia di avventura, come l'Ariete ha voglia di avventura. Anche lo Scorpione, anche se è un segno d'acqua, è un segno anche passionale. Insomma, il Sagittario va alla ricerca di personaggi di questo genere. Anche con la Vergine.
Allora, comunque questo, ma vabbè, non è detto che uno debba tradire o meno il Sagittario in generale, poi dipende dalle persone, ovviamente, come possiamo dire, il Sagittario ha sete di avventura fondamentalmente, ha sete di, teoricamente, ad esempio, un Sagittario dovrebbe amare viaggiare, amare spostarsi. Viversi delle avventure, che poi non è detto che siano avventure fedifraghe concubine, possono essere anche avventure, diciamo, in generale, ovviamente. Comunque sia, abbiamo questa malgasciona che rappresenta la lussuria, lussureggia il gommone, può essere una buona avventura, soprattutto se vai senza remi, senza timone e ti trovi in mezzo a una tempesta, allora potrebbe essere divertente. Quindi, insomma, la carta della sintesi è, tra l'altro vedete, non so se vedete, ma al collo, su questo cuoricino, ha anche lo specchio di Venere che rappresenta proprio la femminilità, lo specchio di Venere che rappresenta proprio la femminilità. Quindi la femminilità è la carta che ti aprirà le porte dell'amore, si apriranno e potranno fluire dentro te. E anche, diciamo, il tuo equilibrio interiore. Bene, vediamo la terza stesa, la stesa della stele, la stesa della stele. Vediamo cosa ci riserva la terza stesa, la stesa della stele. Capiamo se le porte dell'amore si apriranno, si spalancheranno per te le porte dell'amore. Vediamo cosa ci racconta l'intera tarot. Nel frattempo vi ricordo che potete iscrivervi al canale, attivare la campanella. Se volete fare una donazione, cliccate sul tastino col dollarino, potete fare una donazione. Se volete abbonarvi al canale, per usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che andate nella home page e cliccate sul tastino, diciamo così, abbonati. Vediamo cosa ci raccontano i tarot per la stesa della stele. Si apriranno per te le porte dell'amore. Scegliamo le prime tre carte dei Taratarot. Oh, interessante, interessante. Abbiamo la prima carta, di nuovo è tornata a trovarci l'emotivo. L'emotivo è una carta interessante perché l'emotivo cosa rappresenta? È, come dire, rappresenta la pulsione in generale, rappresenta l'abbattimento delle maschere, rappresenta, diciamo, non lo so, boh, non so, operazione non valida. Avrei la carta di credito senza soldi. Giulia, avrei la carta di credito scaduta, senza soldi. No, vabbè. Abbiamo, quindi questa caratteristica del, come possiamo dire, questa caratteristica del matto, che rappresenta l'emotività pura, devi praticamente vedere una cosa interessante. La cosa interessante qual è? Quella di poter abbattere le maschere, ma nello stesso tempo non cadere giù dal burrone. In pratica bisogna imparare a fare come fece Ulisse, no? Vi ricordate Ulisse e le sirene? Non si è lasciato abbagliare così, come possiamo dire, dal canto delle sirene. Non è possibile dal canto delle sirene. Questo è un, ecco, seguite le indicazioni di Annalisa, che vedete lei è esperta, ti sta dando le indicazioni, Giuliano. Devi mettere i PIN connetti in fase di pagamento, altrimenti è ovvio. Quindi questo è un concetto importante. Quindi la tua maschera deve essere una maschera che va abbattuta, la tua maschera deve essere una maschera che deve portare, come dire, non deve rovinarti. Quindi devi imparare a fare come Ulisse con le sirene. Non si è fatto tappare le orecchie perché si voleva godere il canto dell'amore, si voleva godere l'amore, ma si è fatto le gare per non finire sugli scogli. In questo caso il matto deve fare attenzione a non seguire troppo, diciamo, la piuma, soprattutto quando questa piuma,
sospinta dal vento delle emozioni, tenderebbe a portarlo giù dal baratro. Però è una carta bella questa, è una carta bella. E poi abbiamo questa carta che viene dalla parte del giardino, quindi tutto sommato sta dicendo che tu sei una farfalla e come farfalla e come giardino attirerai le farfalle. Quindi continua a essere sempre una farfalla perché nella tua vita, diciamo, potrai frequentare dei bei giardini. D'altra parte questo è un concetto interessante. Se noi frequentiamo le persone sbagliate, non è che diventiamo sbagliati anche noi, però diceva qualcuno, forse Jung, se vedo cinque depressi e tu sei insieme a loro, praticamente sarai depresso anche tu, sicuramente. Ma Ulisse voleva sentire il canto una sola volta, per quello andava bene legarsi. Beh, il canto delle sirene è un canto trasformativo, però è un canto che segna Green Apple, ti fa vivere la tensione dell'amore, certo, lui, Ulisse, era come dire Odisseo, quindi era il simbolo dell'avventura, Ulisse, no? Qualcuno ha proprio Ulisse come simbolo dell'avventura, come simbolo anche se la sua Penelope lo aspettava, tesseva la tela. Comunque, direi che è una buona cosa anche questa, una buona carta anche questa che ci dà delle indicazioni. Oh, delle indicazioni. Che bella! Che bella questa carta! Sono belle! Allora, ti dice: fai un atto di coraggio, lasciati andare finalmente. Vuoi che le porte del portone, le porte dell'amore si aprano dentro di te? Lasciati andare, fai quest'atto di coraggio. Lascia che l'amore possa vibrare dentro di te. Naturalmente il tuo punto di forza è essere una donna di qualità, ma tu sei. E qua i Tarot ti danno anche i consigli su come diventare una donna di qualità. Vedrete la prossima carta, che è una carta chiave, che ti darà i consigli proprio per far sì che l'amore cresca, nasca, si sviluppi, entri fortemente nella tua vita come uno tsunami buono, positivo. E questo è la donna cuciniera. Devi imparare a diventare una donna cuciniera, che non significa che sei solo brava a cucinare, ma la donna cuciniera è una donna che sa amalgamare gli ingredienti della vita. La donna cuciniera è una donna che sa fare le cose giuste al momento giusto e sa perfettamente che la bellezza passa, ma la fame resta. Quindi la donna cuciniera, a proposito di Ulisse, sa anche diventare una sirena, sa attrarre, non è una patella che si abbarbica sullo scoglio. La donna cuciniera sa attrarre i bicipiti. Che bicipiti? Il bicipite, facciamo vedere il bicipite alla nostra analisi. Bicipite sinistro, bicipite destro per la nostra Annalisa. Il bicipite destro oggi me lo sento meglio, non so perché. E quindi un saluto a tutti, mettete, questa è la donna cuciniera, questa è la sirena che sa attrarre l'amore nella sua vita. Quindi direi che sono alla fine tre ottime stese, dai. Avete tutte e tre la possibilità di attrarre amore nella vostra vita, avete tutte e tre le stese, diciamo, con varianti diverse. Ma i Tarot ti danno i consigli perché le porte dell'amore sembra meglio, non so, sembra meglio, ma secondo me, come possiamo dire, boh, è la prospettiva, la prospettiva. Bene, bene, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo video.